Bentornato, amante dell'horror. I video di oggi sono davvero strani ed inspiegabili. Mostrano avvenimenti che sembrano causati da fenomeni paranormali. Ed oggi, assieme, cercheremo di dargli una spiegazione. Ma prima, come sempre, non dimenticare di iscriverti al canale, cliccare sulla campanella e lasciare mi piace al video. Ed ora, possiamo iniziare. Il primo video che voglio mostrarti venne caricato su YouTube nel 2015. È frutto di alcuni video di sorveglianza registrati nel comune di Caldera, in Cile. Durante la notte, quando gli uffici sono chiusi, accade qualcosa di davvero strano. Nella prima clip si può vedere un ufficio un po' disordinato, diverse scrivanie ricoperte da fogli e documenti d'ufficio, nonché oggetti personali che ogni impiegato porta al lavoro. Tutto sembra nella norma, quando improvvisamente una macchina a giocattolo, posizionata su una delle scrivanie, inizia a muoversi da sola, fermandosi però proprio poco prima di cadere a terra. Era notte e gli uffici erano chiusi, quindi gli impiegati si domandano come il giocattolo abbia potuto muoversi. La seconda clip invece è stata registrata durante il giorno, in pieno orario d'ufficio, da una telecamera differente però. Si può vedere un impiegato alla sua postazione mentre si prepara ad una giornata di lavoro. Prima di mettersi al computer si prepara un termos pieno di caffè che posiziona proprio alla destra del suo computer. Dopo alcuni momenti il termos però compie letteralmente un salto di qualche centimetro al lato, quasi rovesciando il caffè caldo. Anche l'impiegato salta dalla sedia perplesso per lo stranissimo evento. Com'è stato possibile una cosa del genere? Anche volendo ammettere un filo invisibile, come si fa a far saltare un oggetto? Nessuno nell'ufficio sa darsi una spiegazione per questi strani eventi, ma data la capacità di questa entità di manipolare gli oggetti, si pensa che la colpa potrebbe essere di un poltergeist. Il prossimo video è davvero spaventoso, soprattutto se si dimostrasse reale. Ci sono ancora molte discussioni in merito, ma non si è giunti ad una conclusione e nessuno ha la più pallida idea di cosa abbia potuto causare questi bizzarri avvenimenti. Il video è stato girato di sera, il cielo è scuro e pieno di nuvole basse. Tuttavia, qualcosa di innaturale sta producendo una luce brillante che illumina gran parte dell'area circostante. Proprio poco sopra la linea dell'orizzonte, un gigantesco ovale luminoso lampeggia intensamente con colori pallidi, illuminando completamente quella sezione di cielo. Il lampeggiamento continua per alcuni minuti, ma la fonte di luce rimane più o meno sempre della stessa dimensione per tutta la durata dell'evento. Si può inoltre ben notare che alcuni lampioni sono spenti, mentre altri lampeggiano seguendo lo stesso ritmo della luce. Dopo poco, il fenomeno scompare completamente e tutto torna alla normalità, anche i lampioni nel parcheggio si riaccendono come nulla fosse. Alcuni, guardando il video, hanno ipotizzato che la luce provenisse da un malfunzionamento di una centrale elettrica a qualche chilometro di distanza. Tuttavia, altri utenti, che dicono di essere elettricisti, assicurano che nessun trasformatore, per quanto grande possa essere, non riuscirebbe a causare un lampo di luce così grosso e intenso, o almeno non senza causare un'enorme quantità di danni, cosa che di sicuro avrebbe fatto notizia. Quindi, cosa avrebbe potuto causare una luce così intensa da illuminare il cielo notturno? Potrebbe trattarsi di un evento di origine extraterrestre? Potrebbe essere un'attività elettromagnetica causata dal sole o la sperimentazione di qualche strana arma militare di cui nessuno è ancora a conoscenza. Il prossimo video venne caricato su Facebook lo scorso maggio, registrato da una guardia di sicurezza che lavorava in una fabbrica di Coca-Cola in Messico. Questo video ha procurato incubi a molti spettatori per diverse notti. La guardia stava facendo il turno di notte nella fabbrica vuota quando iniziano ad accadere cose strane. Mentre pattugliava i bagni della fabbrica, ha avuto l'impressione che qualcosa d'insolito fosse in agguato in un angolo buio. Corre così indietro a prendere il suo cellulare per girare un video ed avere così una prova
della cosa che l'osservava nell'oscurità. Ed ecco quello che accade. No mames, güey, necesito que alguien venga, güey. Se escuchan cosas, güey, y... No mames, se escucha la puta regadera, güey, del puto baño, güey. No mames. Necesito que alguien venga, güey, me estoy cagando de miedo, güey, al chile, güey. Oigan, güey. No mames, güey, no prende la puta luz, güey. No mames, cuchi, güey. ¡No seas ojete, güey! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Hay alguien, güey! ¡A la verga! ¡No mames! ¡Su puta madre, güey! ¡No mames! ¡No mames! No mames, güey. Subito dietro l'angolo appare evidente che qualcosa lo stia osservando, nascosto dietro un muro. Proprio lì c'è un viso completamente bianco, quasi spettrale, che esce appena dall'oscurità. È difficile distinguere caratteristiche particolari, ma sembra che il volto fluttui in una sorta di ombra più oscura e che lo circonda. Ed anche se non si vede chiaramente, c'è qualcosa nell'espressione di questo volto che lo rende alquanto minaccioso, e molti utenti hanno commentato dicendo di averlo sognato dopo aver visto il video. La clip termina con la guardia che, terrorizzata, scappa via ancora una volta. Non sappiamo cosa possa essere questa cosa, se uno scherzo fatto al guardiano o un'entità maligna in agguato nel buio. Oggi TikTok va sempre più di moda, e questo video è stato registrato da una ragazza che tenta di fare uno scherzo alla sorella mentre sta registrando un video per TikTok, appunto, tentando di entrare d'improvviso nella sua camera per spaventarla. Lo scherzo non ha proprio l'effetto desiderato, ma le due vengono interrotte da un improvviso tonfo che proviene dal corridoio esterno. Allertate, perché in casa erano da sole, corrono subito a vedere, e questo è ciò che riprendono. Guarda attentamente. Hey, let's go get my sister. Hey, Chad. Watch out. What are you doing? Got you. Got you. Go, 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 go. Okay. Hey, Charlie. Lo hai visto? Mentre si precipitano in cucina, la telecamera riprende inavvertitamente una silhouette umana completamente oscura in agguato lì, vicino le scale. Le ragazze gli corrono incontro e sembrano non notare affatto l'ombra. Ma ciò che accade dopo potrebbe dimostrare che in quella casa è presente un'entità sinistra. Così continuano a sentire strani rumori in giro per casa e proseguono nella loro ricerca, fino a che non entrano in un'altra stanza e riprendono qualcosa di davvero agghiacciante. Oh my god, Danny. What? Literally someone just ran in here, I think. Huh? Someone just ran in your room. You sure? E anche se si vede solo per una frazione di secondo, l'ombra sembra avere le proporzioni di un uomo adulto. Pare scomparire e scappare nella camera da letto della ragazzina. Così le due la seguono coraggiosamente. Tuttavia, appena entrano nella stanza, dell'inquietante figura non sembra esserci alcuna traccia. Che la figura vista in questo video sia uno dei famigerati uomini ombra, una misteriosa entità oscura che si dice si annidi nelle zone oscure ai margini del nostro campo visivo. In ogni caso, che questo video mostri un'entità paranormale o un intruso in casa rimane un filmato agghiacciante. Logicamente,
c'è sempre la possibilità che si tratti solo di uno scherzo premeditato. In ogni caso, tu fammi sapere come la pensi. E non dimenticare di darmi la tua opinione cercando di dare una spiegazione a tutti i video che ti ho mostrato oggi. Infatti, anche questo video è giunto al termine. Io per ora ti saluto e noi, come sempre, ci rivediamo lunedì con un nuovo video. Ciao!